Allora direi che possiamo iniziare. Se vi accomodate, diamo subito la parola al segretario generale dello SPCGL, Ivan Pedretti. Buongiorno a tutti. Qualche minuto di ritardo, ma noi abbiamo chiesto ai nostri ospiti di partecipare a questo incontro, a questo confronto, intanto per capire la loro opinione, per avere un contributo su un tema delicato e complesso come quello della riforma costituzionale. Voi sapete tutti che la CGIL ha espresso il proprio giudizio in merito al quesito referendario. Penso però che sia sempre utile e cosa buona approfondire le questioni. Credo che non faccia male. Tra l'altro in una condizione, a mio modo di vedere, un po' troppo spesso di confronto tra tifosi. E penso che su un tema come quello della Costituzione sarebbe utile evitare queste tifoserie, provare ad ascoltarci, pur dopo scegliendo tranquillamente cosa fare, come votare, che strada intraprendere. Salutiamo i nostri ospiti che sono qua in sala, la dottoressa Lavinia Rivara che condurrà il confronto tra il professor Giovanni Maria Flick e il professor Franco Bassanini, tra le loro diverse posizioni in merito alla proposta di riforma e al quesito referendario. La nostra scelta di confrontarsi sul merito della proposta di riforma costituzionale chiamata Renzi-Boschi è per dare l'opportunità al gruppo dirigente più esteso dell'OSPI di comprendere la portata della scelta che si chiede di fare ai cittadini italiani che sono chiamati ad esprimere con il loro voto il 4 di dicembre il consenso o il dissenso rispetto a questa proposta. Credo che sarebbe stato utile capire e ragionare nel contesto storico in cui nasce questa esigenza di cambiare punti essenziali della Carta Costituzionale. A mio modo di vedere sarebbe stato meglio calare questo dibattito attingendo alla storia che ha dato vita alla Costituzione italiana. La Costituzione nasce da quell'idea di rinascita della ricostruzione dell'Italia liberata. E credo dovrebbe essere stato questo l'assillo per la politica, per il governo, per il Parlamento nel definire una rinnovata Carta Costituzionale. E cioè per quale rinascita, per quale crescita del Paese nel secolo della globalizzazione, in un contesto profondamente diverso da quello del dopoguerra. E come il popolo italiano sia chiamato a partecipare attivamente alla definizione delle nuove regole costituenti. Forse questo è un passaggio che non abbiamo colto, che sarebbe stato necessario imprimere nella discussione del Paese, con serenità, con accortezza. La narrazione della politica su questa vicenda è non solo quella del Presidente del Consiglio, ma anche quella dei sostenitori del no. È una narrazione dove tutti si appellano ad un popolo
che a mio modo di vedere, nel tempo, questo popolo, anche tanti di noi, ha smarrito identità, storica collettiva e persino moralità politica. Forse sarebbe stato necessario più sobrietà, più responsabilità dell'insieme della politica, per evitare una rottura storica del Paese. In una vicenda così fatta ci sarebbe la necessità di avere un Paese unito, anche in virtù di quello che è successo oltreoceano e della condizione di difficoltà della stessa Europa. Vorrei che non assumessimo toni propagandistici e populisti tra il pro e il contro il Premier e non nel merito della riforma. Il nostro interesse non è se questo governo sta in piedi o cade. Il tema vero che ci riguarda è se riusciamo a costruire un'operazione di modifica della Carta Costituzionale in positivo, in grado di guardare ad uno sviluppo possibile del Paese. Al di là dell'esito del voto, il 5, che vinca il sì o che vinca il no, abbiamo il compito comunque di rimettere insieme il Paese e di provare a ridisegnare al meglio anche pezzi della Carta Costituzionale che hanno in qualche modo separato la posizione dei cittadini. Se vince il no, è un tema che comunque dovrà essere affrontato seriamente. Se vince il sì, penso io, bisognerà apporre modifiche serie per garantire la funzionalità di quel processo di cambiamento costituente. Io faccio poche considerazioni, voi sapete qual è la mia opinione, non è l'elemento del dibattito di oggi, per capirci. Come ho detto, ritengo un po' forzata l'idea di riforma impressa almeno nell'opinione pubblica come forma di rafforzamento del potere esecutivo, che pure è un tema, non può essere il tema dirimente della vita sociale del Paese e delle sue regole. E secondo me di una riduzione un po' frettolosa del rapporto tra i poteri tra Stato e Regioni, che bisognerà considerare di approfondire di molto. Poi personalmente avrei preferito che il Senato, pur nella sua riduzione, fosse stato eletto dai cittadini, non nominato. È una discussione aperta, parte del sì dice che poi verrà eletto, bisognerà definire una legge, però è dopo. Oppure anche nella definizione delle nuove aggregazioni territoriali, io non capisco fino in fondo quali possono essere i poteri di un'area vasta chiamata metropolitana, dove il sindaco di quell'area vasta sarebbe nominato dai sindaci dell'area definita e non invece elettiva. Questi sono alcuni assilli miei che lascio ovviamente ai nostri interlocutori nel chiarirci il meglio. Per cui noi chiamiamo il popolo al voto in un'idea confusa del Paese, nella discussione del Paese. E come detto all'inizio, avrei preferito che questa idea di ricostruzione della Carta Costituzionale fosse un'idea che incarnasse una nuova identità del Paese e che la incarnasse evitando fratture, divisioni, difficilmente ricomponibili il giorno dopo. E però noi abbiamo davvero la necessità il giorno dopo di ricostruire l'unità del Paese. E concludo dicendo che vale anche per la CGIL. L'atteggiamento mio del gruppo dirigente Lo Spi è quello di evitare, dentro questo confronto, la spaccatura di questa organizzazione. Non è utile per nessuno. Non è utile per noi, ma neanche per il Paese, un sindacato diviso al suo interno, con le tifoserie.
Sommessamente noi sappiamo che dopo il referendum costituzionale ci sarà l'impegno sui referendum proposti dalla CGIL. Il gruppo dirigente nel suo insieme deve tenersi unito, perché sarà quello un confronto delicato e complicato. È una posizione dell'organizzazione della CGIL. Per ora siamo un po' in solitudine. Avremo la necessità di costruire rapporti e di far comprendere perché abbiamo fatto quella scelta di carattere referendario su un tema, su temi delicati per i diritti dei lavoratori. Davvero inviterei tutti a stare in un'idea di confronto libero, aperto, anche rigoroso, se vogliamo anche duro, ma che si fermi lì, che provi a non dividere, a tenere insieme il gruppo dirigente. Noi abbiamo fatto questa iniziativa, qualcuno ci ha spiegato che era forse inopportuna. Io non penso mai che confrontarci nel merito fino in fondo sia inopportuno. Ha sempre una sola utilità. Poi io so bene che ogni nostro iscritto, ogni militante, deciderà al meglio la propria scelta di voto, sapendo cosa la sua organizzazione ha detto, quali sono le criticità per noi. Dopodiché, ovviamente, ognuno farà la sua parte, ma davvero io penso che il 5 non possa farci ritrovare un'organizzazione spaccata e spero neanche il Paese. Vi ringrazio e apriamo alla discussione, al merito, i nostri dubbi. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Lavinia Rivara, una giornalista di Repubblica. Sono stata invitata a moderare questo dibattito perché da mesi mi occupo della riforma costituzionale, cercando di spiegare ai nostri lettori soprattutto i contenuti, il merito della cosiddetta legge Boschi. Ringrazio il sindacato pensionati della CGIL per avermi invitato e chiamerei subito sul palco i due contendenti di questa giornata. Si tratta di due ex ministri, due super esperti, il presidente della Fondazione Astrid Franco Bassanini per il sì. E il presidente emerito della Corte Costituzionale Giovanni Maria Flick per il no. Allora, prima di entrare nel dettaglio dei singoli argomenti della riforma, volevo invitare i nostri ospiti a spiegare brevemente, 5 minuti per ciascuno, quali sono le ragioni di fondo del loro sì e del loro no. Comincerei dal professor Bassanini per il sì. Bene, come qualcuno di voi sa, io sono tra quei costituzionalisti che pensano che la nostra sia, se non la Costituzione più bella del mondo, almeno una delle più belle del mondo. Ma lo è soprattutto per la prima parte, principi fondamentali della prima parte, che non invecchia mai, non può invecchiare, perché contiene il disegno, il progetto di una società più giusta, più equa, più solidale, in cui sono garantiti e assicurati i diritti di tutti, non solo i diritti di libertà, ma anche i diritti sociali, il diritto al lavoro, il diritto all'istruzione, il diritto alla salute, il diritto a una retribuzione equa, il diritto ad una vecchiaia serena. Questo disegno è la parte fondamentale che non invecchia della nostra Costituzione. Però sappiamo tutti che questo disegno deve essere attuato.
e che è ancora lontano dall'essere veramente attuato. Pensiamo solo al diritto al lavoro e a quanti disoccupati esistono ancora nel nostro paese o a quanti occupati precari. Naturalmente per attuarlo c'è la politica, ma ci sono gli strumenti della politica. Le istituzioni sono gli strumenti della politica per attuare questo disegno. E le nostre istituzioni sono state descritte, delineate dal Costituente in un'epoca totalmente diversa da quella attuale, lo diceva Pedretti, e ha ragione. Pensate che quando il Costituente ha scritto la Costituzione, una serie di fenomeni, persino di parole che oggi usiamo, non c'erano, erano parole sconosciute, fenomeni sconosciuti. Globalizzazione, cambiamento climatico, terrorismo di massa, internet, tecnologie digitali, industria 4.0, persino le grandi migrazioni, sì c'erano le grandi migrazioni, ma erano le migrazioni dall'Europa verso le Americhe, non dall'Africa o dal Medio Oriente verso l'Europa. Quindi anche questo è un fenomeno nuovo. Di fronte a questi fenomeni, le nostre istituzioni, ma come quelle anche di altri paesi, devono essere necessariamente ripensate, perché sono fenomeni di tale complessità e di tale rapidità che i nostri sistemi, i nostri costituenti non ne hanno potuto tener conto. Io ricordo sempre, la grande crisi americana del 29 ci mise un anno e mezzo ad avere i primi effetti sulle economie europee. Oggi, se succede qualcosa, due aerei che kamikaze vanno contro le Torri Gemelle a New York, immediatamente bisogna prendere contromisure, perché questo ha impatto sull'economia di tutto il mondo. È l'effetto di internet, della globalizzazione, di quello che volete, ma è così. Allora, un sistema scritto in un'altra epoca, in cui per esempio una legge deve andare indietro, può andare indietro tra Camera e Senato anche per mesi, o dove anche su questioni cruciali e nazionali il governo è costretto e il Parlamento è costretto a trovare un accordo con 19 regioni e due province autonome, finché non l'ha trovato non si può decidere, quel sistema non funziona più. Deve essere ammodernato e adeguato proprio per riuscire ad avere gli strumenti per attuare quel disegno di una società più giusta, più uguale, più libera, più accogliente, che garantisce tutti, che è il disegno della nostra Costituzione. Vedete, proprio perché io penso che la nostra sia la Costituzione più bella del mondo, io sono stato tra i promotori del referendum che nel 2006 ha bocciato la riforma di Berlusconi e di Calderoni. Scalfaro era il presidente del comitato, io ero il portavoce del comitato del referendum per il no. Ma era molto diversa da quella attuale. Era una riforma che si basava tutta sul rafforzamento dei poteri del Premier, che poteva sciogliere le Camere, e che attribuiva ancora più competenze alle regioni. Questa riforma invece io la sostengo, perché serve ad ammodernare le istituzioni e a renderle più capaci di cambiare le cose che non funzionano al servizio della buona politica. Poi occorre la buona politica, naturalmente. Se non ci sono quelli che le istituzioni le fanno funzionare, ovviamente. Però le istituzioni sono importanti, perché sono gli strumenti per risolvere i problemi e rimuovere gli ostacoli che oggi impediscono di attuare il disegno della Costituzione. Allora, professor Flick, il mondo è cambiato, bisogna adeguare le nostre istituzioni. Che ne pensa? Sì, penso che si debbano adeguare le istituzioni e che si possa, anzi si debba cambiare anche la Costituzione, che non è una mummia o una reliquia intoccabile. Il problema è come la si cambia, cioè non basta teorizzare il cambiamento per il cambiamento, ma bisogna vedere come si fa questo cambiamento. E vi dico subito, per segnalare la mia posizione, che non da ora, ma sempre di più andando avanti,
ho maturato il convincimento che la proposta di riforma della seconda parte della Costituzione che ci viene presentata e su cui dovremo votare non è assolutamente adeguata a realizzare i risultati che si propone. Mi pare di capire che giustamente l'amico Bassanini segnala l'esigenza di velocizzare e di efficientizzare e di semplificare le strutture. Mi chiedo scusa della maleducazione, ho dimenticato di staccare il telefono, cosa che faccio? Dunque, non era il comitato del no che mi suggeriva i risultati, quello da dire. Ecco. Allora, non sottovaluterei la seconda parte della Costituzione. La seconda parte, voi sapete che la nostra Costituzione è divisa in tre pezzi, i principi fondamentali, nell'articolo da 1 a 12, i diritti, i rapporti civili, politici, sociali ed economici, ed i diritti doveri che in essi si manifestano come applicazione dei principi fondamentali nella prima parte, la struttura dello Stato nella seconda parte, la struttura dello Stato e i suoi rapporti con le realtà locali. Devo anche aggiungere un'altra premessa noiosa ma rapida e necessaria. Qual è la differenza tra la Costituzione e le leggi? La Costituzione detta dei valori. Le leggi dettano delle regole, che sono una cosa diversa che discende dai valori. La Costituzione è la mappa della convivenza sociale di un paese. È il documento che dovrebbe durare il più a lungo possibile e che, frutto di una faticosa realizzazione di accordo, garantisce che certi valori siano di tutti e vengano rispettati da tutti. La Costituzione non è né della maggioranza né dell'opposizione, è di tutti. E non è che l'opposizione, quando diventa maggioranza, può cambiarla su uso e consumo, come si rischia qualche volta di fare. Allora, detta questa premessa, non svaluterei troppo la seconda parte, perché i principi e i diritti e i doveri vivono anche per come sono concretamente calati nella realtà. Un esempio, l'articolo 5 dice che l'Italia una e indivisibile, è una repubblica una e indivisibile che sviluppa, garantisce e protegge le autonomie. Come le sviluppa le autonomie? Come le garantisce? Come le protegge? Con quell'articolo 117, o meglio più ampiamente con tutto il titolo quinto che disciplina i rapporti tra lo Stato e le regioni. Evidentemente restringendo la portata dell'articolo 117 si incide indirettamente sull'articolo 5 ed è quello che a mio avviso la Costituzione fa per reagire a un cattivissimo uso delle autonomie che troppo spesso le regioni hanno fatto applicando una infelice riforma costituzionale fatta nel 2001. Detto ciò, io sono convinto che il cambiamento di Costituzione che ci si propone non è una svolta eversiva, forse è peggio. Qualcuno diceva, cosa c'è peggio di un delitto? Un errore. È un errore, perché a mio avviso, dal punto di vista costituzionale, le modifiche che sono introdotte, sia con riferimento al Senato, che è uno dei due punti centrali della riforma, sia con riferimento al rapporto tra Stato e Regioni, sono modifiche che non consentono di raggiungere quelle finalità di semplificazione e di efficientizzazione. Se avremo tempo ne parleremo, sia pure nello spazio ridotto del dibattito. Qui la penso diversamente dall'amico Bassanini. Oltre a questa ragione di contrasto sul contenuto e di dissenso sul contenuto della Costituzione, che poi per altre cose può anche andar bene, l'abolizione del CNEL per esempio, oltre al dissenso su questi punti c'è anche il dissenso sul modo con cui la riforma costituzionale è stata elaborata, andando alla ricerca non della coesione per quanto possibile, ma del voto per il voto per avere la maggioranza. Ricordate tutti, abbiamo i voti, ecco, non credo che si faccia così una riforma costituzionale.
e sono ancora più convinto di ciò per la sequenza, se avrò tempo la esporrò, delle ragioni con cui ci si chiede di votare sì, che sono la riprova, quelle ragioni per come sono formulate, di quanto sia sbagliata la proposta costituzionale che ci viene fatta. Ecco, questa è la mia posizione. Allora, adesso cerchiamo di entrare nel dettaglio dei singoli argomenti, dei vari temi di cui si occupa la riforma, partendo dal Senato. Ora, su questo c'è una questione preliminare che volevo porre ai nostri ospiti ed è la seguente. È più o meno dal 1980 che si sono succeduti in Italia diversi tentativi di riformare la nostra Costituzione e tutti prevedevano in modo ovviamente diverso il superamento del bicameralismo perfetto. È stato così per la commissione Bozzi, per la commissione De Mita-Iotti, per la bicamerale presieduta da D'Alema, fino alle proposte che sono scaturite dalla commissione dei saggi voluta dall'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Allora volevo chiedere ai nostri ospiti, vuol dire che c'è una larga condivisione sul superamento del bicameralismo perfetto e dunque sulla modifica del nostro sistema parlamentare? Allora, c'è una larga condivisione sul principio, l'abbiamo registrato in vari momenti, per esempio nelle tre commissioni che la nostra moderatrice ricordava. Siamo l'unico paese al mondo nel quale il governo dipende dalla fiducia di due camere, l'unico al mondo. In tutti gli altri paesi che hanno un governo parlamentare, governi presidenziali sono altra cosa, il Presidente degli Stati Uniti non dipende dalla fiducia del Parlamento, è eletto per 4 anni e nessuno lo può cacciare salvo che commetta gravissimi reati e ci sia l'impeachment. Ma nei governi parlamentari è sempre una sola Camera, quella eletta direttamente dai cittadini, che dà e toglie la fiducia al governo. Noi ne abbiamo due e questo contiene un rischio di instabilità, perché è possibile che nelle due Camere si formino diverse maggioranze. È successo e naturalmente... E perché la stabilità è importante? La stabilità è importante per una ragione fondamentale che forse non sempre viene capita. Nel mondo di oggi molte decisioni non si possono più prendere a livello nazionale. Perché? Perché il mondo è globale e purtroppo nel mondo, piaccia o no, si muovono dei soggetti che non stanno dentro i confini nazionali e che sono potentissimi. Penso alle grandi banche d'affari, pensate alle agenzie di rating, eccetera, eccetera. Se si vuole poter imporre e far rispettare delle regole a questi soggetti, occorrono organizzazioni più grandi. L'Unione Europea, organizzazioni internazionali. In queste organizzazioni è importante essere rappresentati ed essere rappresentati efficacemente, se no gli interessi del nostro paese non sono presenti. Ma vedete, se un governo cambia ogni 6 mesi, ogni anno, come mediamente è successo nella storia repubblicana italiana, è molto difficile che possa farsi valere in queste sedi, perché non viene rispettato, gli altri possono dire tu sei qui ma tra 6 mesi c'è un altro, perché non conosce i suoi interlocutori, perché non stabilisce quei rapporti con i suoi interlocutori che sono fondamentali, rapporti anche personali. Quindi superare il bicameralismo paritario e dare, come avviene in altri paesi, pensate alla Francia, alla Germania, alla Gran Bretagna, la Spagna, dare a una sola Camera il potere di togliere e dare la fiducia al governo è un punto essenziale per la stabilità e anche per la forza della nostra rappresentanza nelle sedi europee e internazionali. Voglio dire che questo, come su altri punti, era un punto pacifico. Tanto pacifico, vedete, e questo voglio rispondere anche a Flick, che in prima lettura questa riforma costituzionale è stata approvata da una larga maggioranza. Da una larga maggioranza. Poi cos'è successo? Non è che sia cambiato il testo sostanzialmente, è successo che una parte di questi,
Berlusconi e i suoi si sono, diciamo la parola giusta, incazzati per l'elezione di Mattarella. Loro volevano contrattare un presidente che gli andasse meglio di Mattarella. A questo punto avevano votato sì e hanno deciso di votare no. Ciò nonostante la riforma è passata nei due rami del Parlamento con circa il 60% dei voti a favore, quindi non è proprio una riforma fatta dal 51%. Allora, professore, è necessario superare il bicameralismo perfetto per rafforzare la stabilità? Ma io sono convinto anch'io che sia bene che la fiducia venga data da una sola Camera e non da due. Aggiungo che sulla instabilità dei governi precedenti si è costruito un po' un mito, perché in realtà erano sempre le stesse persone e le stesse facce che garantivano la continuità, che è un vantaggio e uno svantaggio al tempo stesso, pur cambiando posizione e ruolo sul palcoscenico. Quindi 60 governi, sì, ma 60 governi tutti con lo stesso o quasi denominatore. Il problema è un altro, e provo a riassumerlo con un titolo da giornale. Passare dal bicameralismo perfetto, tra virgolette, perché perfetto non è, al bicameralismo malfatto, cioè il problema non è tanto come quello di cambiare, ma è di come si cambia. E io ho la sensazione, qualcosa di più della sensazione, che si sia cambiato cercando di costruire una specie di centauro o un ircocervo con la faccia da cavallo e il corpo da uomo. Cioè si è cercato di, speravo di averlo chiuso, ma a questo punto lo chiudo definitivamente, vi chiedo scusa, ma io non sono molto pratico delle trappole dei telefoni e di queste cose. Ah, cioè. Se no adesso lo butto per terra, ecco, che non se ne parla. Sono riuscito a trovare la chiusura, scusate, non sono molto tecnologico. Allora, si è creato un centauro o un ircocervo che per un po' continua ad avere le stesse funzioni che aveva prima il Senato. Alcune leggi, le più importanti, mi si dice solo il 4, qualcuno dice il 2%, io credo un po' di più, il Senato continua a votarle come le vota la Camera. Per le altre leggi il Senato partecipa attraverso una serie di pareri vincolanti, anche se non obbligatori, al lavoro della Camera. E poi c'è tutta un'altra serie di attività che viene affidata al Senato, cioè la rappresentanza delle realtà territoriali, rispondendo a una domanda molto giusta, che è quella di dare una presenza e una voce alle realtà territoriali, anche se a questo proposito io sono convinto che il modo con cui sono nominati i senatori, dico nominati proprio, e poi vedrò perché abbiamo una domanda su questo, non garantisce questo risultato. Cioè si sono volute mettere insieme due funzioni diverse, una quella tradizionale del Senato, l'altra quella del nuovo ruolo di una Camera delle Regioni, che hanno finito per presentare un mélange, un pasticcio abbastanza difficile e che creerà una serie di problemi e di conflitti, ma questi li vedremo cammin facendo, perché ce ne sono tanti di conflitti sull'elezione, sul modo con cui Senato e Camera devono dividersi i compiti o devono lavorare insieme su certe leggi, sul modo con cui il Senato ha le altre competenze, lo vedremo nel corso della discussione. Ripeto, benissimo cambiare un bicameralismo perfetto che ha carattere eccessivo, malissimo cambiarlo in modo che i difetti del bicameralismo rimangono e ad essi si aggiungono altri difetti legati proprio a questa situazione di misto tra l'una e l'altra funzione. Benissimo, allora ora andiamo a vedere come sarà questo nuovo Senato, come funzionerà, partendo dal procedimento legislativo, cioè come verranno fatte le leggi con il nuovo Parlamento.
Di questa materia si occupa il nuovo articolo 70 della Costituzione, abbastanza famoso, diciamo, soprattutto tra gli addetti ai lavori, perché l'articolo passa da 9 parole a circa 400. Questo ha dato luogo ad una serie di polemiche, ma il nuovo articolo 70 appunto dettaglia esattamente come il funzionamento del procedimento legislativo nuovo. Brevemente, tutte le leggi costituzionali, le leggi elettorali, i trattati internazionali saranno ancora approvate con il sistema del bicameralismo paritario, quindi il Senato avrà lo stesso ruolo che ha oggi, mentre per tutte le altre leggi, appunto come diceva il professor Flick, il Senato potrà dare il suo parere, ma in ogni caso l'ultima parola spetterà alla Camera. Dunque, professor Bassanini. Sì, allora intanto acquisiamo un punto che anche il professor Flick accettava. Finalmente con la riforma avremo una sola Camera che dà e toglie la fiducia al governo. Guardate che non è facile in futuro ottenere lo stesso risultato se la riforma non passa, perché straordinariamente abbiamo avuto un Senato che ha accettato di amputarsi la gamba fondamentale, il potere politico di far cadere i governi e di ottenere che si faccia un altro governo. Quando mai sarà possibile ottenerlo di nuovo non lo so, forse tra 20 anni. Per quanto riguarda la distribuzione delle funzioni legislative, io inviterei a confrontare la soluzione che c'è nella riforma con quello che c'è oggi in Germania, ma anche in Francia. Cioè i paesi che hanno adottato una soluzione di bicameralismo non paritario. È chiaro che anche in quei casi, mentre per dire che per fare una legge ci vuole l'accordo di entrambe le Camere sullo stesso testo, bastano 9 parole, per dire invece che c'è una distribuzione di funzioni ce ne vogliono ovviamente di più. E qual è la scelta che in Italia, come in Germania e in altri paesi si è fatto? Di dire ci sono ancora alcune leggi per le quali l'esigenza di garanzie per tutti è prevalente e quindi in queste chiediamo ancora che ci sia il voto della Camera, il voto del Senato paritario, finché non c'è l'accordo la legge non si fa. Le riforme costituzionali, le leggi elettorali e alcune altre leggi dove prevale l'esigenza di garanzia rispetto a quello di decidere, di fare, di cambiare, di innovare e così via. Per le altre il ruolo del Senato è il ruolo di chi può, se ritiene la cosa importante ma deve deciderlo entro 10 giorni, può esaminare il testo approvato dalla Camera e formulare delle proposte di modifica, di emendamento. Poi si dice che ci sono diversi procedimenti perché a seconda della materia queste proposte di emendamento saranno, come dire, più importanti, nel senso che la Camera le potrà respingere soltanto con un voto a maggioranza assoluta oppure avranno minore efficacia, ma la sostanza è questa. Quindi molte leggi diventeranno leggi e saranno pubblicate in Gazzetta 10 giorni dopo l'approvazione da parte della sola Camera dei Deputati perché il Senato non ha ritenuto di esprimere delle modifiche, delle indicazioni. Su altre il Senato invece potrà, ma avrà un mese di tempo, formulare i suoi emendamenti, la Camera dovrà esaminarli, votarli, approvarli o meno e avrà l'ultima parola. Questo è nella sostanza il meccanismo che c'è in molti altri paesi ed è il modello prevalente laddove si è voluto mantenere un sistema bicamerale, avere una Camera che rappresenta i territori, le istituzioni territoriali, ma garantire rapidità di decisione e quindi dare alla Camera eletta direttamente dal popolo il potere di decidere in ultima istanza. Allora, le leggi diciamo ordinarie, la navetta viene ridotta, i tempi si vengono accelerati, non è positivo tutto questo? Dunque, come al solito non posso essere d'accordo con l'amico Bassanini nonostante la stima che ho per lui. Vorrei ricordare alcune leggi
che sono state approvate col bicameralismo. L'attuale Presidente del Consiglio giustamente mena vanto per il Jobs Act, non entro nei contenuti, la buona scuola, l'abolizione dell'IMU, le unioni civili per i gay e le coppie di fatto. Mena anche vanto, menava vanto per l'approvazione della legge elettorale Italicum, questo adesso lo mena un po' meno. E vedremo che cosa capiterà dell'Italicum. Ma ha potuto ottenere dei risultati notevolmente significativi col bicameralismo. Il problema di garantire la non eccessiva lunghezza del procedimento legislativo si può ad esempio ottenere anche con un altro argomento inserito nella riforma che io condivido, il cronoprogramma che prevede l'obbligo per la Camera dei Deputati di esaminare, non di approvare, di esaminare, poi magari di respingere, certe leggi che sono essenziali per la politica governativa. Torniamo un po' indietro col tempo. Sistema pensionistico, con tutti i problemi che pone, approvato in 20 giorni col bicameralismo. Andiamo ancora un po' più indietro. Legge ad personam, e questo paese di legge ad personam ne ha fatte parecchie, ne ha fatte troppe, approvate nello spazio di pochissimi giorni col bicameralismo. Ricordo quando ero ministro la rabbia che mi prendeva nel vedere che le leggi sulla giustizia venivano bloccate, mentre le leggi sul finanziamento alla politica e sul finanziamento ai partiti venivano approvate dal Senato lunedì pomeriggio e dalla Camera il mercoledì mattina. Il che vuol dire che il difetto non sta solo o tanto nel bicameralismo, ma sta soprattutto nella posizione di chi lo manovra per ottenere delle strumentalizzazioni. E vorrei anche proporre un'altra domanda. Noi in Italia abbiamo una congerie eccessiva di leggi. Il ministro Calderoli si è messo la tuta ignifuga e ha provato a bruciarle con l'estintore, ha bruciato anche delle leggi che servivano. Siamo poi così sicuri che serva velocizzare il procedimento legislativo? O questo provocherà ulteriore quantitativo di leggi in eccesso, perché è molto più facile fare una legge che poi applicarla risolvendo i problemi? Voglio dire che il vero problema non è avere le leggi in tempo veloce, il vero problema è avere delle leggi che siano fatte bene, e noi siamo ancora un po' lontani da questo tipo di discorso qua. Ecco perché la soluzione proposta non mi sembra il toccasana, perché tra l'altro è vero, è un mantra al dire da 9 parole passiamo a 400, però le tante parole possono nascondere tante trappole, ogni parola in più può alimentare un contenzioso, un conflitto, un'andata dinanzi alla Corte Costituzionale, e di questo si è reso conto il Costituente, il proponente la Costituzione, il quale ha aggiunto all'articolo 70 un comma che sembra un po' da vigilia di Natale. Se poi non si mettono d'accordo, si metteranno d'accordo i due presidenti della Camera e del Senato, inventando così un nuovo bambinello, cioè il modo di risolvere i conflitti di costituzionalità tra due organi costituzionali, il Senato e la Camera, che invece è previsto dalla Costituzione, andando alla Corte Costituzionale. E tutta la complessità della procedura con cui bisogna distinguere leggi dell'un tipo e dell'altro, non tanto e non solo tra le leggi costituzionali, ma tra le altre per cui è previsto il voto di entrambi, o le varie tipologie di parere e di intervento del Senato, c'è di che dar da mangiare, da vivere agli avvocati per molto tempo, e questo mi pare sia contrario alla semplificazione. Grazie. Allora, vediamo adesso un altro aspetto del Senato. Il nuovo Senato viene chiamato il Senato delle Regioni, perché? Proprio perché, diciamo, la funzione principale dovrebbe essere quella di dare rappresentanza alle autonomie territoriali e anche avere una funzione, dei compiti di raccordo tra lo Stato e le Regioni. Ora, la domanda è questa: la composizione del nuovo Senato, che sarà appunto sarà composto da 74 consiglieri regionali e 21 sindaci senza vincolo di mandato, poi i nostri esperti ci spiegheranno meglio cosa significa questo, consentirà
di adempiere a questi compiti di rappresentanza, o era meglio portare in Senato direttamente i governatori e i sindaci? Sì, intanto vorrei osservare che le cose che ricordava prima il presidente Flick dimostrano una cosa, che con questo sistema bicamerale perfetto vengono approvate rapidamente spesso pessime leggi e invece aspettano anni buone leggi. È successo di fatto e lui ne ha dato alcuni esempi. Spesso le complicazioni delle leggi sono anche il fatto che in due diverse camere si svolgono negoziazioni non proprio trasparenti tra interessi e lobby, e la seconda, che può essere il Senato o la Camera a seconda dei casi, aggiunge complicazioni e privilegi e mance a quelle che sono state inserite dalla prima. Quindi credo che la soluzione adottata praticamente in tutto il mondo, dove ci sono regimi parlamentari, di avere una Camera che decide e l'altra che ha il potere di decisione vera soltanto su poche leggi, dove è importante garantire, sia la soluzione migliore da adottare anche in Italia. Sul modo di costituire il Senato c'è stato un dibattito. Io non ho difficoltà a dire, perché ho proposto negli anni 80 e negli anni 90 in Parlamento un'ipotesi di Senato delle regioni diversa da quello che sta nella legge, che non è il mio modello preferito, quello che è uscito. È stato il frutto, come sempre, di un dibattito parlamentare e di compromessi, come lo è stato la Costituzione, peraltro. Non possiamo nasconderci il fatto che la Costituzione richiede di essere modificata innanzitutto col voto del Parlamento, poi col referendum. La soluzione che è uscita però è una soluzione discutibile, ma non pessima, nel senso che ci sono i rappresentanti delle grandi istituzioni territoriali italiane, le principali, che sono le regioni e i comuni. Siccome poi la Costituzione, questa riforma costituzionale, sopprime le province, a quel punto un problema di rappresentanza, a torto ragione, poi lo vedremo, una volta l'altra a, a torto ragione, però una rappresentanza delle province non c'erano. Sono rimasti 5 senatori a vita, una soluzione di compromesso che è discutibile e che però, come dire, incide relativamente date le ridotte funzioni del Senato e soprattutto dato che il Senato su gran parte delle leggi propone modifiche, è una Camera per così dire di riflessione e non le approva in via definitiva. Per il resto una composizione che prevede 3/4 di rappresentanti delle regioni e 1/4 dei comuni può essere anche una composizione equilibrata. Dopodiché, ma lo vedremo tra un momento, tra i compromessi parlamentari c'è stato anche quello che ha di fatto stabilito che i rappresentanti delle regioni non saranno veri, o meglio, saranno rappresentanti delle regioni ma eletti dai cittadini. È un compromesso tra l'esigenza che molti avevano, l'esigenza democratica di far decidere i cittadini, e quello di avere però rappresentanti delle regioni. In che senso rappresenteranno le regioni? Nel senso che saranno eletti dai cittadini e saranno anche consiglieri regionali. Quindi saranno al corrente della vita e dei problemi delle regioni, pur essendo alla fine direttamente eletti dal corpo elettorale. Professor Bassanini ha già affrontato, diciamo, il punto successivo che è l'elezione del nuovo Senato. Appunto, dopo una lunga battaglia parlamentare è stata prevista, inserita questa norma che prevede che la scelta dei senatori avvenga seguendo le indicazioni date dai cittadini nel momento dell'elezione del Consiglio regionale. Quindi a questo punto io uniamo le due domande. Esatto, unirei le due domande. Quindi... E infatti quello che volevo chiederle anch'io, ha ragione Bassanini, perché non è possibile domandarsi
se sia valida la composizione del nuovo Senato senza tener conto del modo con cui viene eletto. Allora, cominciamo col dire che il nuovo Senato viene eletto dai consigli regionali per 75 persone. Dio solo sa cosa c'entrano con la rappresentanza locale i 5 senatori per meriti, che rimangono in carica soltanto 7 anni, mi pare, quanto i presidenti della Repubblica, e finiti i 7 anni perdono evidentemente i meriti perché tornano a casa. Non si capisce che cosa ci stiano a fare, perché 5 su un Senato di 100 sono tanti. Il problema è un altro. A me sembra che dei senatori eletti dai consigli regionali non rappresentano la realtà regionale, come dice la proposta di riforma, ma rappresentano la politica dei consigli regionali. Perché colui che viene eletto da un organismo risponde a quell'organismo, il quale deciderà se rieleggerlo o se non rieleggerlo. Ecco, ne risponde. Qui abbiamo una situazione strana, perché oltre a questa elezione indiretta, per carità, niente di illegittimo, ma il problema è un altro: un'elezione di senatori che nasce dalla decisione dei consigli regionali vuol dire che i senatori rappresentano i consigli regionali. E non so quanto ci sia bisogno di avere un organismo di raccordo che rappresenti i consigli regionali con tutte le problematiche politiche che ciascun consiglio regionale porta con sé. Secondo problema: ci si è resi conto che non andava bene questo discorso, e allora nel disciplinare la durata dell'incarico dei nuovi senatori, che durano quanto i consigli regionali che li hanno eletti, e quindi io credo che al Senato si dovranno mettere delle porte girevoli, perché i consigli regionali variano, vivono e muoiono, per carità, non in senso tecnico, in termini diversi gli uni dagli altri. Qualche volta vanno a casa prima perché c'è uno scioglimento, qualche volta vanno fino alla fine del mandato. E quindi avremo un Senato a composizione variabile, continua. Questi senatori, si dice, vengono eletti dai consigli regionali tenendo conto delle scelte proposte dai cittadini. Proposte come? E allora prosegue la norma: verrà disciplinato tutto questo attraverso una legge elettorale che verrà emanata dopo. E capite che è un discorso un po' complicato, a tacere di ogni altra cosa. Io non credo che sia possibile che la Costituzione demandi a una legge ordinaria il meccanismo con cui i cittadini, il corpo elettorale, partecipano alla scelta dei senatori. Oggi come oggi mi sembra che quindi i senatori hanno due padroni, uno indiretto e più lontano che conta meno, il corpo elettorale, uno più diretto e più prepotente che il consiglio regionale che li elegge. Tant'è vero che la polemica forte che è stata sollevata e che continua a essere sollevata è che i senatori devono essere eletti dai cittadini direttamente. E si dice che a questo punto ciò potrà avvenire con la nuova legge elettorale che verrà emanata. Ma al momento in cui noi votassimo o votiamo, a seconda delle aspirazioni, uso apposta il futuro condizionale, il futuro ipotetico o il futuro reale, la riforma, quella fotografa la situazione. Non possiamo cambiare con una legge ordinaria, la legge elettorale, quello che dice la Costituzione. E non possiamo introdurre con un sotterfugio nella legge ordinaria elettorale un meccanismo di elezione diretta dei senatori da parte dei cittadini. E questo è un problema che, a mio avviso, inficia pesantemente la possibilità dei senatori di rappresentare le realtà territoriali. Dobbiamo andare avanti, e proprio continuando a parlare di legge elettorale comunque. Sì.
perché ora vorrei porre, diciamo, uno dei temi più spinosi della riforma, o meglio gli effetti del cosiddetto combinato disposto, ovvero gli effetti congiunti della riforma e della nuova legge elettorale per la Camera, l'Italicum. Proprio perché la riforma prevede che solo la Camera debba dare la fiducia e l'Italicum prevede che il vincitore, il partito che vince le elezioni, possa avere almeno 340 seggi alla Camera, la domanda che vorrei porre è questa: c'è un pericolo, come viene detto da molti esponenti del Fronte del No, per la democrazia? Si può rischiare una dittatura della maggioranza? Professor Bassanini, le do un minuto in più, visto che il suo interlocutore se l'è preso. No, io innanzitutto devo rispondere al punto precedente. Come noto, la legge elettorale del Senato dovrà rispettare la Costituzione. Se passerà la riformazione. La Costituzione dice che i consigli regionali eleggono i senatori in conformità alle scelte degli elettori. La soluzione, che come noto è già stata proposta, il disegno di legge Chiti ed altri, è quello che gli elettori al momento dell'elezione del Consiglio regionale avranno due schede. Con una scheda eleggeranno i 2, 3, 4, a seconda delle regioni, consiglieri che saranno anche senatori, e quindi sono gli elettori che scelgono quali consiglieri regionali saranno anche senatori, e con l'altra scheda eleggeranno gli altri consiglieri regionali. A questo punto avremo dei senatori eletti dai cittadini che però, essendo anche membri del Consiglio regionale, fanno quello che in tutti i paesi simili all'Italia, pensate al Senato francese o al Bundesrat tedesco, fanno le seconde camere, che rappresentano il sistema delle istituzioni territoriali e lo fanno partecipare alle scelte nazionali. Questo a me non sembra una cattiva soluzione, se viene presentata correttamente. Italicum. Io penso che non ci sia un pericolo per la democrazia. Sottolineo che, a differenza della riforma Berlusconi-Calderoli, questa riforma costituzionale non aumenta di una virgola i poteri del Presidente del Consiglio e del Governo. Anzi, da certi punti di vista li limita. Limita, per esempio, il ricorso ai decreti legge e dà alle opposizioni un potere importante di impugnare subito di fronte alla Corte ogni legge elettorale. Quindi ci arriveremo. Io devo dire francamente che io non credo che l'Italicum sia una legge sbagliata, o meglio, una legge nata con buone intenzioni, nell'idea che il nostro fosse un paese, avesse un sistema politico bipolare. Il nostro non è un paese che ha un sistema politico bipolare. Chi l'ha scritta ha interpretato male anche una serie di fenomeni nuovi, come il Movimento 5 Stelle, ha pensato che fossero transeunti, non ha capito che nell'ambito della destra c'erano realtà diverse, perché una cosa sono Salvini e la Meloni, un'altra cosa sono quelli che in Italia si ricollegano al Partito Popolare Europeo, e quindi io penso che l'Italicum debba essere cambiato, questa è la mia opinione. Però il 4 di dicembre non andremo a votare sull'Italicum, che tra l'altro è sottoposto a un giudizio della Corte Costituzionale che avverrà qualche giorno dopo. Votiamo sulla riforma costituzionale. Il rapporto tra riforma costituzionale e Italicum, francamente, io non lo vedo. Quando mi si dice, ma è meglio allora avere un Senato che può dare e negare la fiducia al governo, così se poi non si cambia l'Italicum evitiamo un governo 5 Stelle, attenzione, perché un ragionamento di questo genere significa che evitiamo un governo 5 Stelle e abbiamo l'ingovernabilità del Paese, perché avremmo due Camere,
con due maggioranze diverse e incompatibili fra loro che non riescono a esprimere un governo. Quindi io penso, la mia opinione è che si deve cambiare l'Italicum e vedo con favore il fatto che sta emergendo uno schieramento abbastanza largo in questa direzione, e a maggior ragione non si deve cambiare perché un ballottaggio tra i primi due come quello che l'Italicum configura favorisce inevitabilmente forze populiste. Diciamo che è un sistema molto simile a quello con cui in qualche modo si è eletto il Presidente degli Stati Uniti. Se al ballottaggio entra una forza populista, fa la raccolta di tutti i no, di tutte le proteste, di tutte le rabbie, di tutte le opposizioni, che poi non convergono su un programma, convergono su una negazione. Allora, questa è a mio avviso una forte ragione per cambiare l'Italia. Allora, gli effetti del combinato disposto e la domanda però è anche se viene cambiato l'Italicum come sembra, questo diciamo non può correggere la sua opinione negativa? Siccome lei mi chiede, ci chiede se si rischia una situazione di pericolo per la democrazia, ho già risposto a questa domanda dicendo che non è una proposta eversiva, quindi ne approfitto del tempo con cui avrei risposto alla domanda per replicare brevissimamente alla replica di Bassanini nei miei confronti. Il meccanismo elettorale che è stato designato è un mirabile esempio di semplificazione. Di andare a votare con due schede, una con la quale voto i consiglieri regionali che diventeranno anche senatori, che voglio diventino senatori, l'altra con la quale voto i consiglieri regionali che resteranno consiglieri regionali, mi pare possibile fonte di una serie di complicazioni e di problemi che non finiscono più. Primo discorso. Secondo discorso. Un discorso di questo tipo non risolve il problema di fondo, ma chi li elegge sti benedetti senatori? Il Consiglio regionale oppure il corpo elettorale? Perché altrimenti se si continua a dire li elegge il Consiglio regionale, però l'indicazione viene dai cittadini, allora li eleggono i cittadini. No, li elegge il Consiglio regionale. E a cosa serve l'indicazione del Consiglio regionale se già i cittadini hanno espresso la loro valutazione? Voglio solo sottolinearlo perché mi pare che l'obiettivo di semplificazione non venga perseguito. Quanto al resto, diffidi sempre del combinato disposto. È una delle formule che vengono usate dai giuristi per rendere difficili le cose facili attraverso quelle inutili. Il problema di fondo è un altro. Il problema di fondo è che un anno fa è stata approvata una legge elettorale, l'Italicum, a colpi di fiducia, dicendo che era una legge intoccabile, che sarebbe andata bene per tutta l'Europa e che tutta l'Europa ci invidiava. Poi, nemmeno ad un anno di distanza, ci si è resi conto, oddio Gesù, abbiamo sbagliato. E si ripropone una legge elettorale nuova e diversa, che non si sa ancora come verrà fatta, salvo l'intervento della Corte, o prima o dopo, a seconda che venga o meno approvata la riforma elettorale. A me non sembra una cosa molto elegante, molto coerente e molto seria. E capisco il sospetto, a pensar male si fa peccato ma si indovina, di chi dice ma allora l'unica ragione di cambiamento è stata l'andata male del ballottaggio. E forse bisognava pensarci prima, scusate. Allora a questo punto non vorrei che l'errore fatto facendo una legge elettorale che nemmeno un anno dopo e prima di essere applicata si è rivelata così sbagliata da doversi cambiare, un giorno o l'altro ce lo trovassimo poi per la Costituzione nella parte che ci si propone di cambiare. Vengo alla fine della domanda. La legge elettorale è una cosa diversa dalla riforma costituzionale, tant'è vero che l'una è legge ordinaria e la seconda è legge costituzionale. Io credo che si possa solo dire che una legge elettorale come l'Italicum attuale accentua i difetti previsti, a mio avviso, dalla riforma costituzionale.
Se scompare, quei difetti rimangono, ma verranno attenuati. Io non capisco chi dice: se cambiano la legge elettorale allora voto la riforma. Sono due cose diverse. Quanto poi a come cambiarla, non mi chieda previsioni, perché io detesto chi ha fatto il giudice costituzionale e poi fa l'ex giudice costituzionale, quale dice la legge andrà cambiata così, cosà o cos'è. Ecco. Benissimo, allora grazie. Lo chiedo. E andiamo avanti. Il professor Bassanini prima diceva la riforma non aumenta i poteri del governo, quindi affrontiamo ora il capitolo appunto che riguarda l'esecutivo. Dunque il governo in realtà avrà più vincoli sui decreti, ad esempio, perché la riforma glieli impone, ad esempio i decreti dovranno contenere materie omogenee, quindi non più i cosiddetti decreti mancia, carrozzoni, eccetera. L'unico, diciamo, rafforzamento di potere è l'introduzione di una corsia preferenziale in Parlamento, ossia il governo potrà chiedere al Parlamento di esaminare le sue leggi di programma nell'arco di 70, massimo 85 giorni. Ovviamente il Parlamento è sovrano e può approvarle o bocciarle. Allora chiedo al professor Bassanini se questa misura, diciamo, era necessaria oppure in questo modo si corre il rischio che il governo possa dettare l'agenda al Parlamento. Guardi, questa è una proposta, è una richiesta da moltissimo tempo sostenuta da gran parte dei costituzionalisti, compresi quelli che sono i promotori e i firmatari del manifesto per il no sulla riforma costituzionale. Penso, solo per fare degli esempi, Valerio Nida o Enzo Cheli, che sono Enzo Cheli è il presidente del comitato scientifico di Astrid, tra l'altro, quindi giochiamo in casa. Qual è la ragione di questo? Per cui questo è sicuramente, e devo dire, lo dice anche il manifesto del no, un passo avanti importante. Perché oggi si ottengono degli effetti di decisione rapida con una forzatura costituzionale spaventosa, e questa è anche una delle ragioni per superare il bicameralismo perfetto. Qual è questa forzatura? Si fanno dei decreti legge che secondo la Costituzione sono provvedimenti d'urgenza puntuali, limitati a casi di straordinaria necessità d'urgenza, eccetera. Si fanno dei decreti legge omnibus, ci si mette dentro tutto il contrario di tutto, si portano in Parlamento, se non sono convertiti entro 60 giorni decadono, quindi c'è un limite di 60 giorni, e cosa si fa? Si fa il maxi emendamento, la fiducia sul maxi emendamento, il governo determina la legge, una legge omnibus, spesso pasticciata, e il Parlamento non ha più alcuna possibilità vera di interloquire, perché non vota più sulla legge, ma sulla fiducia al governo. Allora, da tempo si dice: superiamo questo, mettiamo in Costituzione una serie di limiti al decreto legge, che sono quelli che già si ricavavano dal disegno della Costituzione ma non erano stati scritti espressamente, e naturalmente in cambio dobbiamo dare al governo la possibilità di dire quando c'è un provvedimento urgente, essenziale alla formazione del programma del governo, di almeno farlo decidere. Non farlo approvare. Farlo approvare dipenderà se c'è la maggioranza o no, ma almeno farlo decidere. E la soluzione è da tempo questa, cioè da un lato gli si dice il governo può chiedere che il Parlamento, in questo caso la Camera, si pronunci entro un termine preciso, qui sono 70 giorni, in casi speciali si arriva a 85, e naturalmente entro quel termine ci sarà essere il voto finale. Però dentro quei giorni la Camera può interloquire, può discutere, può approvare emendamenti, può far valere le sue proposte. Io credo che sia una cosa da tempo richiesta, come altre, che serve, come dire, ad avere un sistema parlamentare normale nel quale il governo ha la responsabilità di attuare un programma, ma il Parlamento può far sentire la sua voce e la sua parola. Allora, professore, c'è una condivisione su questo punto, è giusto? Su questo punto direi che c'è un sostanziale accordo, anche perché la proposta di Costituzione
raccoglie e traduce in termini di Costituzione quello che già la Corte Costituzionale ha detto più volte. Qui ci sono due problemi. Uno è il cosiddetto cronoprogramma. Le leggi essenziali per il governo devono essere discusse e decise, non approvate per carità, sennò, entro un certo termine, e non c'è santo che tenga. Tutto questo dovrebbe rendere inutile il ricorso, tranne i casi veramente d'urgenza, del governo ai decreti legge in cui fa lui le leggi che devono essere convertiti dalle Camere. Dalla Camera o dalle Camere, vedremo. E su questo direi che già si era tentato di risolvere il problema con i regolamenti parlamentari e non ci si era riusciti. Quindi meno male se lo si fa con una proposta. Questa proposta a me va benissimo. Così come mi va benissimo l'altra proposta, anch'essa già affrontata dalla Corte. Bassanini ricorderà che quando eravamo ministri nel 96, la Corte Costituzionale finalmente disse che non si potevano ripresentare i decreti legge all'infinito perché non si era riusciti a ottenerne la conversione nei 60 giorni. Discutevamo già allora di intercettazioni telefoniche, pensate come la storia si ripete, come quella dell'acqua calda, e la Corte uscì dicendo, questa era la quindicesima volta in cui il governo ripresentava il decreto legge al 59esimo giorno, perché non era stato approvato prima, la Corte disse adesso basta, fino adesso abbiamo scherzato, d'ora in avanti i decreti ripresentati più volte noi li bocciamo. Lo stesso discorso, con la stessa durezza, lo ha fatto la Corte con una serie di sentenze tra il 2010 e il 2012, in cui ha richiesto che nella conversione del decreto legge, che è come una specie di freccia rossa che viaggia più veloce, ci vada solo il decreto legge e gli emendamenti omogenei col decreto. Io ho un'esperienza particolare di questo. 2005, decreto legge per le Olimpiadi invernali a Torino. E nella conversione del decreto si introduce tutto in blocco il testo della Giovanardi Fini sulla disciplina delle tossicodipendenze, compresa l'equiparazione tra droghe leggere e droghe pesanti. Dio solo sa che cosa c'entrava. E qui consentitemi però di dire amaramente una piccola cosa. I presidenti della Repubblica hanno più volte protestato, hanno mandato messaggi per protestare contro questo sconcio, ma se una volta un presidente avesse rifiutato di promulgare una di quelle oscenità di un unico comma su cui si metteva la fiducia e che comprendeva un unico articolo, che comprendeva 950 commi, difficile anche da andare a trovare, con i quali, oltre a convertire il decreto legge, si facevano 899 o 900, quanti erano, in più altri argomenti che si risolvevano in quel modo, forse non saremmo arrivati a questo punto. Però su questo devo dire che io sono d'accordo su questa ipotesi e avrei votato volentieri una riforma costituzionale che si fosse limitata a questi aspetti. Allora, per bilanciare diciamo questo, la corsia preferenziale che viene assicurata al governo in Parlamento, la riforma prevede anche un'altra modifica, più volte inseguita anche nei regolamenti parlamentari, che è l'istituzione dello statuto delle opposizioni. Allora, anche su questo però c'è un minimo di dibattito, nel senso che lo statuto delle opposizioni, chiedo al professor Bassanini, sarà una garanzia per il pluralismo anche se deve essere approvato dalla Camera a maggioranza? Guardi, allora il vero contrappeso alla corsia preferenziale è quello che abbiamo detto, cioè la forte limitazione del ricorso ai decreti legge. Direi che è un contrappeso molto, molto forte, molto forte. Lo statuto delle opposizioni è una disposizione di cui non esalterei l'importanza. C'è in altre costituzioni, è bene che sia previsto. Naturalmente non si può pensare che la Costituzione metta in dettaglio
la disciplina dei diritti delle opposizioni le deve rinviare per forza di cose ai regolamenti parlamentari. È bene che i regolamenti parlamentari si cambino a maggioranza assoluta, perché sennò la maggioranza del momento cancella i diritti delle opposizioni. Quindi, come dire, è una norma utile, che c'è in altre costituzioni. La maggioranza che dovrà cambiare i regolamenti parlamentari dovrà tener conto che la Costituzione vuole, se viene approvata la riforma, vuole uno statuto delle opposizioni. Poi però non è che questa cosa cambi la faccia al nostro sistema, voglio dire, nel senso che avrà bisogno di essere attuato. Ovviamente è bene che chiunque stia in maggioranza si ricordi che le regole della CIA è che la legislatura dopo potrebbe essere opposizione, e che quindi prevedere un buono statuto delle opposizioni è una garanzia anche per se stesso e per la propria parte politica. Come sappiamo però questo non sempre avviene, ma non è che le costituzioni possono evitarlo. Professore, rivolgo anche a lei sono la stessa domanda. Sono sostanzialmente d'accordo con Bassanini. Lo statuto delle opposizioni poteva essere previsto dai regolamenti parlamentari, avrebbe avuto la stessa funzione. Metterlo in Costituzione, ecco, forse mi pare accento a un certo rischio, quello di decostituzionalizzare la Costituzione, cioè di ridurla a essere quasi come fosse una legge ordinaria, di perderne un po' l'importanza e il carattere essenziale. Poi se garantirà o meno dipende, primo, che cosa ci si mette in quello statuto, perché lo fa evidentemente la maggioranza, secondo, se verrà rispettato quello statuto. Ma mi pare una discussione più da costituzionalisti, e non lo dico in senso dispregiativo, che non da dibattito vitale con i cittadini per decidere se approvare o meno questo referendum. E così le do un po' più di tempo. Benissimo. Grazie. Anche perché ora dobbiamo affrontare, diciamo, una delle questioni centrali della riforma accanto al superamento del bicameralismo, che è il nuovo titolo quinto, cioè i rapporti tra lo Stato e le regioni. Come tutti penso sapete, la riforma inverte la tendenza rispetto a quella voluta dal centrosinistra nel 2001, cioè c'è un riaccentramento dei poteri verso lo Stato. Non c'è più la tendenza federalista, ma appunto al contrario c'è un riaccentramento. Vengono eliminate le materie concorrenti tra Stato e Regioni, molte di queste diventano esclusiva dello Stato, faccio il fisco, l'energia, le infrastrutture, le grandi reti informatiche. Su altre materie invece lo Stato si tiene per sé, diciamo, il compito di dettare le disposizioni generali, mentre le regioni promuoveranno e organizzeranno i servizi sul territorio. Questo vale per esempio per la sanità e per l'istruzione. Ora, avendo di fronte, diciamo, una platea di sindacalisti, mi rendo conto che poi per voi è importante anche sapere come questo potrà cambiare la contrattazione sociale. Quindi una delle domande, l'argomento è molto complesso, però una delle domande e delle risposte che vorrei avere dai nostri ospiti è se al sindacato potrà o meno mancare un interlocutore sul territorio. Professor Bassanini? Sì, intanto diciamo che qui il quadro è molto diverso da quello delle parti precedenti, perché qui non stiamo cambiando la Costituzione del 48. Stiamo cambiando una riforma del 2001 che ha cambiato moltissimo la Costituzione del 48, e diciamo che da questo punto di vista la riforma Renzi-Boschi, come dire, riporta la disciplina dei rapporti tra Stato e Regione un po' più vicino a quella del 48, diciamo a metà strada tra quello che era il titolo quinto del 48 e il titolo quinto del 2001. Che cosa fa? Dunque, noi intanto nel 2001 abbiamo fatto una cosa che non c'è neppure negli stati federali, cioè abbiamo tolto al Parlamento, noi dico Parlamento, io ero
personalmente contrario, perché come sapete io avevo fatto una riforma che va sotto il nome di riforma Bassanini, che dava alle regioni, alle province, ai comuni poteri amministrativi, ma non modificava in nessun punto la Costituzione del 48, e pensavo che la funzione legislativa fosse bene che restasse nella sua parte fondamentale nelle mani del Parlamento nazionale. Nel 2001 intanto si è soppresso quello che c'è in tutti gli Stati federali, che è la clausola di supremazia, cioè la clausola che consente al Parlamento nazionale di intervenire con legge anche nelle materie di competenza regionale se gli interessi supremi del Paese, gli interessi unitari, sono messi a rischio, sono messi in discussione. La riforma la reintroduce e da questo punto di vista riavvicina al testo del 48. Secondo, c'erano una serie di materie che sono in un paese come il nostro naturalmente nazionali: l'energia, le comunicazioni, la sicurezza sul lavoro, le grandi infrastrutture di trasporto, che erano state poste nel regime della competenza concorrente, cioè lo Stato fa i principi, le regioni fanno tutto il resto e dal punto di vista amministrativo decidono le regioni. Di fatto significava che in quasi tutti questi casi le decisioni concrete richiedevano l'intesa, stabilita giustamente dalla Corte per trovare una soluzione, l'intesa tra lo Stato e le regioni, che sono però 19 regioni e 2 province autonome. Con questo regime costruire l'autostrada del sole sarebbe stato molto difficile. Molto difficile, per fortuna è stata fatta prima. Allora, ma forse anche costruire la TAV sarebbe risultato molto difficile, perché per fortuna era stata progettata e approvata prima. Allora, la riforma riporta il pendolo un po' a metà strada, diciamo, tra la Costituzione del 48 e la riforma del 2001. La contrattazione sociale, guardate, finora è sempre stato difeso l'idea che i contratti del settore pubblico sono contratti nazionali. Questa idea è un po' in discussione con la riforma del 2001, però siamo riusciti a difenderla ugualmente utilizzando la contrattualizzazione del rapporto del pubblico impiego e quindi il fatto che qui si era dentro la materia ordinamento civile che resta statale, però c'erano alcuni che lo mettevano in discussione. Con la riforma non è più dubbio che i contratti sono nazionali, poi naturalmente ci può essere contrattazione decentrata ed è evidente che il contratto della sanità sarà un contratto nazionale e ci dovranno essere contrattazione decentrata a livello regionale, visto che la competenza alla gestione del servizio e all'organizzazione del servizio è regionale. Penso che questo sia sostanzialmente la soluzione che è preferita dalle organizzazioni sindacali. Ricordo che sulla riforma del 2001 le organizzazioni sindacali, non solo la CGIL ma anche la CISL e la UIL, avevano espresse molto perplessità proprio per i suoi riflessi sul mondo del lavoro, è uno dei punti, oltre che ritenere improprio che in materia di sicurezza del lavoro ci fossero 20 leggi diverse nel Paese, ma tra l'altro c'era anche la preoccupazione che questo potesse eliminare i contratti nazionali di lavoro che rappresentano pur sempre una garanzia dei diritti di tutti. Allora, professore, è giusto riaccentrare, anche tenendo presente, come ricordava il professor Bassanini, che la riforma del 2001 ha provocato un contenzioso molto consistente di fronte alla Corte Costituzionale tra Stato e Regione? Sulla mia pelle, come giudice della Corte Costituzionale, dal 2000 fino al 2009. Abbiamo dovuto lavorare disperatamente per dare concretezza e per cercare di correggere nei limiti in cui la Corte lo poteva fare le assurdità previste dalla riforma del 2001. Una
premessa brevissima, anche perché sono d'accordo sull'ultima parte della risposta di Bassanini e quindi per quanto riguarda la contrattazione collettiva sul territorio mi rimetto a quello che ha detto molto saggiamente lui, che condivido. Nel 2001 si fa una riforma col minimo di maggioranza, 3 o 4 voti. La si fa in fretta e furia a fine legislatura, perché stava scadendo, la fa il centrosinistra, apre una specie di varco a successive modifiche della Costituzione che avvengano con queste forme, tant'è vero che si arriva al referendum già per questa riforma, che è richiesto quando la modifica costituzionale non sia votata dal Parlamento con una certa, superando una certa maggioranza. E la si fa per ragioni politiche molto contingenti, per tagliare l'erba sotto i piedi a Bossi e alla Lega, erba che non è stata tagliata, tant'è vero che Bossi e la Lega nel 2005 lavorano alla cosiddetta Costituzione della Polenta, quella in cui si discute, mangiando polenta e funghi, si discute una riforma ben peggiore, lo dico subito, di quella che noi stiamo discutendo oggi. Nel 2016 si fa una riforma contraria. Guardate che il pendolo non è che si ferma a metà strada. Il pendolo fa quello che i tecnici chiamano oscillazioni isocrone. Se va prima tutto a destra, poi va prima tutto a sinistra e viceversa, fino a quando non si smorza. In questo caso, al massimo, all'eccesso di decentramento voluto e realizzato nel 2001 con le tecniche che lui vi ha illustrato, compresa la infelice categoria della competenza concorrente, si sostituisce con la riforma del 2016 la situazione opposta, un accentramento molto molto marcato. Un accentramento molto molto marcato che a mio avviso però lascia totalmente aperti e inalterati e irrisolti i problemi di accordo tra lo Stato e le regioni. La maggior parte delle competenze esclusive che lo Stato si trattiene, che non vanno alle regioni, hanno delle clausolette che in realtà ripropongono la stessa situazione precedente, cioè il principio della competenza concorrente, che prima era raggruppato come etichetta del cassetto, adesso viene messo su ogni prodotto contenuto nel cassetto. Per esempio, disposizioni generali e comuni per la tutela della salute. Questo vuol dire che lo Stato si riserva le disposizioni generali e comuni, ma che poi il resto lo faranno le regioni. Andiamo avanti. Disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale. Stesso discorso, lo Stato detta i principi e le regioni regolano il resto. Disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni. Per il resto fate voi, ragazzi. Stiamo sempre parlando di competenza esclusiva dello Stato. Disposizioni generali e comuni sulle attività del turismo. Disposizioni generali e comuni sul governo del territorio. In parole povere, il tema della competenza concorrente e tutti i problemi che ci ha creato, su cui siamo diventati matti, se avessi tempo vi racconterei come è stato risolto il problema dei beni culturali, la tutela allo Stato e la valorizzazione alle regioni, e quindi le liti quotidiane tra i due, questa è tutela, questa è valorizzazione, tra lo Stato e le regioni. Ecco, in realtà il problema della competenza concorrente è rimasto quasi uguale a quello precedente. In certi casi è stato potenziato, perché per i beni culturali dove si parlava di tutela allo Stato e valorizzazione alle regioni, la valorizzazione è stata accorpata con la tutela in mano allo Stato, però alle regioni è stata attribuita la competenza per la promozione, e quindi adesso si litigherà tra Stato e regioni non più sul rapporto tutela-valorizzazione, ma sul rapporto valorizzazione-promozione. Benissimo. Ecco, questo mi sembra non sia certo un modo di semplificazione come quello di cui parlava prima l'amico Bassanini, che è l'emblema, lo stemma della proposta di riforma.
Per il resto lo vedremo poi sì, su altri temi. C'è un altro aspetto diciamo, che, su cui è opportuno soffermarsi, che è quello delle regioni a statuto speciale, perché le regioni a statuto speciale, che sono 5, lo ricordiamo, vengono praticamente escluse da questa modifica del rapporto Stato e Regioni, da questa modifica del titolo quinto, fino a quando non modificheranno i loro statuti. Ora la domanda è: questo potrebbe creare delle disparità soprattutto per i cittadini? Dunque, le disparità esistono già tra Regione a Statuto Speciale e Regione a Statuto Ordinario. Io penso che si debba affrontare questo problema. La riforma Renzi-Boschi non voleva e non vuole riformare l'intera seconda parte della Costituzione. Ci sono diversi punti che non sono stati toccati dalla riforma e che dovrebbero essere affrontati. Sottolineo per esempio che nella disciplina dei rapporti tra Parlamento e Governo si può discutere dell'inserimento di istituti che hanno funzionato bene in altri paesi, come per esempio la sfiducia costruttiva che funziona in Germania. Sottolineo che il modo con cui in Italia funziona il giudizio di responsabilità contabile finisce per paralizzare spesso le amministrazioni e per essere utilizzato anche come alibi per il conservatorismo e così via. Ma questa non era e non voleva essere una riforma complessiva della seconda parte. Però io penso che sia giusto dire che nelle punti da affrontare dopo il 4 di dicembre, comunque finisca, c'è il problema di una revisione del radicale, perché alcune delle esigenze di specialità sussistono. Per esempio, la natura insulare di due regioni sicuramente comporta una serie di problemi. Però altre di queste ragioni non sussistono o sono superate nei fatti. Devo dire invece che non ho compreso l'ultima osservazione del professor Flick, perché vedete, dire che lo Stato in alcune materie, il Parlamento, conserva il potere di dettare norme generali e comuni è molto diverso dalla competenza concorrente, è molto diverso da dire che può dettare i principi fondamentali, perché norme generali e comuni significa che è il Parlamento che decide fin dove c'è un'esigenza di uniformità nazionale della legislazione e fin dove no. Quindi è il Parlamento che decide, queste sono le regole comuni. Non è più sindacabile questo. Mentre il principio fondamentale è sindacabile, si finisce di fronte alla Corte, perché si può dire no, non è un principio fondamentale, è una norma di dettaglio. Allora, la parola chiave è quel comuni. È il Parlamento che decide in quelle materie quali sono le norme che devono essere uniformi. Questo elimina, cancella il rischio di contenzioso. Se si ragiona quindi valorizzando bene questa parola, si capisce che la competenza concorrente non è che esce dalla porta per rientrare dalla finestra, esce dalla porta e resta fuori. Le regioni a statuto speciale, professore. Ammiro la bravura del professor Bassanini nel elaborare tesi interpretative, perché è un'interpretazione quella che ci sta dando. La vedremo la prova, fra un anno magari ci ritroveremo, tireremo il bilancio e vedremo se i conflitti di attribuzione sono cresciuti oppure sono diminuiti. Le regioni a statuto speciale. È vero che la riforma non prevede tutto, ma santo Iddio, nel momento in cui c'è una situazione di diseguaglianza tra le regioni a statuto ordinario e le regioni a statuto speciale, che io mi disinteressi di questa diseguaglianza, anzi che l'aggravi, e spiegherò subito dopo perché, invece di affrontarla e cercare di risolverla, ha solo una giustificazione politica, quella cioè che se si toccavano le regioni a statuto speciale ci si scordava i voti dei loro rappresentanti in Parlamento e la riforma non sarebbe andata avanti. Ma questo non si è avuto il coraggio di dirlo.
Benissimo. Allora, le 5 regioni a statuto speciale, sapete quali sono, no? L'una voleva andare con l'America, la Sicilia, l'altra voleva andare con la Francia, la Val d'Aosta, l'altra voleva andare col Tirolo, l'Alto Adige, l'altra voleva andare con la ex Jugoslavia, il Friuli, poi la povera Sardegna voleva restare lì e essere lasciata in pace. Hanno una serie di privilegi, parte dei quali era, la maggior parte dei quali era legata alla situazione del momento in cui vennero riconosciute quella specialità. Professore, dobbiamo accelerare. È passata la situazione, è cambiata. Dobbiamo accelerare, dobbiamo accelerare. Allora, il problema è se non si poteva affrontare prima di tutto la differenza, la diseguaglianza tra regioni a statuto speciale e a statuto ordinario. Non lo si è fatto e per di più nella norma transitoria, articolo 39, al comma 13, si è detto che per le regioni a statuto speciale la questione si affronterà soltanto in sede di revisione degli statuti. Però attenti, la trappola c'è. La revisione dovrà avvenire con l'assenso delle regioni a statuto speciale. Finora quell'assenso non era necessario. Alle regioni a statuto speciale è stata riconosciuta per legge costituzionale lo statuto e l'autonomia senza bisogno e senza che occorresse il loro assenso. Adesso invece, da oggi in avanti, in base a quella norma transitoria, occorrerà il loro assenso. E quindi io credo che le ragioni del statuto speciale, professore, modificheranno gli statuti su questo nel 2055. Altrimenti non riusciamo, grazie, ad affrontare gli altri. Allora, appunto, ci è rimasto pochissimo tempo, quindi affrontiamo altre 3 questioni. Vi invito ad essere il più sintetici possibili. Primo di tutto, vi rendo conto, l'elezione del Presidente della Repubblica. Tema delicato, cambiano i quorum. La faccio breve. Secondo molti esponenti del fronte del no, anche grazie all'Italicum, la maggioranza potrà eleggere il nuovo Presidente della Repubblica con poco più di 200 voti, se naturalmente le opposizioni abbandonassero l'aula. È uno scenario realistico, professor Bassanini? Ma intanto non riesco a capire perché si pensi che le opposizioni debbano abbandonare l'aula. Non c'è ragione di pensarlo, voglio dire, se la maggioranza vuole imporre un Presidente della Repubblica che non va bene alle opposizioni, le opposizioni stanno in aula. E a questo punto scatta la norma di una riforma che alza il quorum, cioè la maggioranza per eleggere il Presidente della Repubblica. Perché oggi, dopo le prime votazioni, è il 50% più uno dei membri. Domani trarà il 60% dei votanti. Ora è chiaro che se l'opposizione se ne va, il 60% dei votanti può essere meno del 50% più uno dei membri, ma se l'opposizione ci sta, quindi se vuol difendere i suoi diritti, la maggioranza si alza. Diverso è il discorso di dire che cosa succede con l'Italicum. Allora, aver messo il 60% fa sì che non basta avere preso il premio di maggioranza alla Camera per eleggere il Presidente della Repubblica. Però, non ci si arriva lontani, ma come vedete il problema è dell'Italicum, non della riforma costituzionale. La riforma costituzionale anzi migliora un po' la situazione. L'Italicum la peggiora, ma come ho già detto io penso che l'Italicum debba essere cambiato. Purtroppo non votiamo, perché se si potesse votare il 4 di dicembre e fare un voto sulla riforma costituzionale io voterei sì, e fare un voto sull'Italicum io voterei no. Professore, 2 minuti. Faccio ammenda del tempo che le ho rubato prima. Sono pienamente d'accordo con lui. La polemica montata sul fatto che si sostituisce per la valutazione del quorum di coloro che votano il numero dei votanti in aula al numero degli appartenenti, non ci trovo nulla di strano. Peggio per l'opposizione se abbandona l'aula, perché la presenza in aula e il voto è un dovere. Quindi rinunzio a parlare ulteriormente di questo punto. Perfetto. Ci sono, diciamo, molti punti di convergenza, come vedete, nonostante le diverse posizioni poi finali.
Allora, proprio un minuto sui costi della politica per chiudere poi sulla democrazia diretta. Anche sui costi della politica, come sapete, c'è una gran polemica. La riforma elimina l'indennità dei senatori, toglie dalla Costituzione le province, cambia anche, diciamo, in altri modi finanziamenti alle regioni. Allora, per il fronte del sì, diciamo, per il governo si risparmiano 500 milioni l'anno, anche tagliando il CNEL. Per il no non si supererebbero i 50 milioni. Qual è la verità, professor Bassanini? Guardi, innanzitutto io penso che sia molto demagogico da parte dei sostenitori della riforma dire che uno degli argomenti fondamentali è la riduzione dei costi della politica. Perché è demagogico? Perché è demagogico? Perché la democrazia qualche cosa costa, è inevitabile che costi, altrimenti facciamo fare politica solo ai ricchi, solo a Donald Trump? Allora, questo argomento io lo toglierei dal tavolo. Io non so se sono 500 o 50. Personalmente penso che sia bene fare tutti i tagli possibili ai costi della politica, sia giusto dove la riforma mette un tetto all'indennità dei consiglieri regionali, sia una cosa giusta questa, però questo non può essere uno degli argomenti fondamentali. È più probabile che abbia ragione la ragioneria, cioè che si tratti di poche decine di milioni. Dopodiché io penso che avere istituzioni più efficienti ci porterà dei risparmi molto più forti su altri terreni, ma francamente io non proporrei le ragioni del sì mettendo in prima linea questo modesto taglio dei costi della politica. Professor Flick. Concordo pienamente, con un unico rilievo: la materia dei costi e la materia dei tetti di retribuzione non è materia da Costituzione, è materia da legge ordinaria. Ad esempio, la prima riduzione dei costi si fa reprimendo la corruzione che affligge la politica in un modo indecoroso. Altrimenti parlare di costi della politica, di costi della politica, finisce di scivolare nei costi della democrazia. E sapete come si eliminano i costi della democrazia? Col voto col pulsante. Qualcuno l'aveva già proposto ed era una cosa piuttosto infelice. Basta, mi fermo qua perché ha già detto lui tutto quello che occorreva. Allora, l'ultimo argomento: come cambiano gli strumenti di democrazia diretta, cioè il referendum e le leggi di iniziativa popolare. Lascio direttamente ai nostri interlocutori la spiegazione e il commento. Sì, come sapete forse, qui ci sono alcune modifiche non importantissime, diciamo, non è uno dei punti centrali. Ma una però è secondo me abbastanza importante. Si stabilisce che sulle leggi di iniziativa popolare, che oggi al 99,9% finiscono nei cassetti e restano nei cassetti, le Camere, la Camera dei Deputati innanzitutto, si deve pronunciare, cioè le deve esaminare e deve votare. Poi le può respingere se non è d'accordo, ma le deve esaminare. Questo è sicuramente, a mio avviso, un punto positivo. Sui referendum, la riforma propone una modifica parziale, cioè dice quando un referendum raccoglie 500.000 firme non cambia niente rispetto alla disciplina attuale. Se però ne raccoglie un numero consistentemente superiore, cioè 800.000, allora il quorum non è più il 50% più 1%. Ma il quorum è pari al 50% della partecipazione al voto nelle ultime elezioni. Se al voto ha partecipato l'80% degli italiani, il quorum diventa il 40% più 1. Come dire, è una innovazione di un qualche rilievo, è un'innovazione in qualche modo cauta, però inviterei a ragionare, cioè estendere molto il ricorso agli strumenti di democrazia diretta può portare anche dei problemi nel mondo di oggi.
Non vorrei per esempio che, come dire, per fortuna il divieto di pena di morte sta nella Costituzione, ma se no con un referendum senza quorum passerebbe probabilmente in, in una ventata di populismo. Quindi la riforma introduce alcuni miglioramenti, allargamenti degli strumenti di democrazia diretta, lo fa con prudenza, è un passo avanti, qualcuno ne vorrebbe molti di più, però ci sono anche delle controindicazioni che spingono, a mio avviso, a ritenere questa soluzione equilibrata. Professor Flick. Insomma, vai dove ti porta il quorum, è questo che mi voleva dire, e che mi trova in parte d'accordo. Non mi trova per nulla d'accordo la finale di questa norma, quando dice che al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum propositivi e di indirizzo. E scusate, perché non l'ha proposto la legge costituzionale attuale? Cioè, anzi, a un qualche cosa che potrà fare una legge costituzionale futura, ed è un annuncio che lascia assolutamente il tempo che trova, perché che lo abbia detto o che non l'abbia detto, sarà sempre la nuova legge costituzionale, per la quale credo dovremo aspettare parecchio, a introdurre queste nuove forme di referendum propositivo, cioè proposta di abolire una legge, di introdurre una legge anziché di abrogarla, o referendum consultivo tipo quello della Brexit. A parte i problemi che solleva un referendum consultivo, pensate a quello che sta capitando in Inghilterra per la Brexit, mi pare di cattivo gusto e mi pare solo una vanteria, una presentazione, quello che noi chiamiamo, i tecnici chiamano comodatus ad pompam, dire: guardate, abbiamo aumentato la rappresentatività popolare introducendo dei nuovi referendum. No, non li ha introdotti, ha detto che se vorrà in futuro li potrà introdurre, e non c'era alcun bisogno che lo facesse. Grazie. Benissimo. Allora, noi abbiamo concluso, spero che questa chiacchierata che abbiamo fatto sia stata utile, diciamo, per approfondire i temi con i toni molto civili dei nostri contendenti e per farsi un'opinione. Chiamerei sul palco il segretario generale dello SPI-CGIL, Ivan Pedretti. Ringraziamo i nostri ospiti. Qualcosa abbiamo imparato, potrei dire che se l'avessimo lasciata la discussione ai due ospiti, forse l'accordo l'avremmo trovato. Come vedete, se ci fosse un po' di buon senso si potrebbe fare delle cose migliori, speriamo di poterlo fare successivamente. Io vi ringrazio davvero, ringrazio voi. Vi fermerei per 3 minuti. Noi abbiamo un problema grave che riguarda parecchi cittadini, quelli di terremotati, di quelle aree. Credo che sia importante che noi ci assumiamo la responsabilità non solo della raccolta delle risorse, dei fondi per aiutarli. Lo stiamo facendo, lo faremo, andremo avanti. Ma bisogna che ci sia un impegno non solo nelle aree terremotate, per ognuno di noi, perché non siano lasciati soli. Quelle persone sono tante anziane, scombussolate, fuori contesto, non hanno la casa, hanno problemi psicologici rilevanti. Bisogna che il loro sindacato gli stia molto vicino. Per cui vi chiederò uno sforzo e anche iniziative particolari per fare sì che non rimangano solo in territori complessi, di montagna, isolati, con poche strade, messe male. Bisogna fare uno sforzo, e lo sforzo lo devono fare tutti insieme,
a coloro che operano già direttamente. Significa spostare anche dirigenti sindacali, non solo mezzi, per aiutare quelle persone lì, per dargli servizi, assistenza, per aiutarli a passare uno dei periodi peggiori della loro vita e in un pezzo più corto della loro vita. Per cui davvero vi invito a un grande sforzo. Vi ringrazio e avanti.